Bentrovati dalla redazione di TVL per questo nuovo appuntamento con l'informazione. Andiamo a vedere il sommario e i principali argomenti che approfondiremo nel nostro telegiornale. Vino di una cantina del Montalbano esportato in Cina e venduto con etichette blasonate della Toscana. È iniziato oggi il processo, l'indagine partita nel 2019 dall'esposto di un produttore che ha visto bottiglie sospette ad una fiera. Aveva creato in casa una piccola piantagione di marijuana, per questo è finito ai domiciliari un 35enne della Val di Nievole. Nella perquisizione la polizia ha trovato anche mezzo chilo della stessa sostanza già essiccata, lavorata e suddivisa in sacchetti. Sarà presto ricomposto il nuovo CDA della Fondazione Marini, ne ha parlato il commissario prefettizio Ruberto a conclusione della propria attività allo studio nuove iniziative per valorizzare l'opera del maestro ed il rapporto con la città. Successo per la nona edizione di Orchidea, la mostra mercato dedicata all'esotico fiore, nell'occasione ha assegnato un premio speciale con il quale si rinnova l'amicizia tra Pistoia e la città giapponese di Shirakawa. Successo per l'equipaggio Gasperetti-Ferrari nel 45esimo rally città di Pistoia. Per l'equipaggio della montagna pistoiese si tratta della terza vittoria in questa manifestazione. Al secondo posto il duo Silvestri-Marraccini, terzi Artino e Matteoni. Dunque iniziamo con la cronaca. È iniziato questa mattina davanti al giudice Amoresano del Tribunale di Pistoia il processo che vede imputati due italiani, il titolare di un'azienda vinicola del Montalbano ed un promoter, e due cittadini cinesi accusati a vario titolo di aver esportato in Cina vini imbottigliati dall'azienda della provincia di Pistoia, ma con etichette di vini pregiati come Sassicaia, Brunello di Montalcino, 50 e 50, Tassinai, Lupicaia. L'indagine condotta dai NAS di Firenze e coordinata dal PM Claudio Currelli della Procura di Pistoia, iniziata nel 2019, quando la cantina di Bolgheri, produttrice del Sassicaia, era venuta a sapere di una fiera vinicola in Cina dove erano state esposte bottiglie con un'etichetta che imitava il proprio marchio. Da riscontri fatti con l'Agenzia delle Dogane, i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno poi accertato l'espostazione verso la Cina di bottiglie prodotte dall'azienda del Montalbano ma prive dell'etichetta frontale, etichetta che secondo gli inquirenti veniva applicata in un successivo momento copiandola da marchi di vini pregiati. Tra questi le cantine Banfi, produttrici del Brunello di Montalcino, e difatti al processo sono costituite parte civile. A conclusione di un'attività di indagine, gli agenti del commissariato di polizia di Montecatini Terme hanno sequestrato una piccola piantagione di marijuana e dopo una perquisizione domiciliare anche mezzo chilo della stessa sostanza già essiccata, lavorata e suddivisa in sacchetti. Il tutto è nato da una perquisizione effettuata nei confronti di un cittadino italiano 35enne, residente a Monsummano, pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini infatti avevano evidenziato che tale individuo aveva iniziato a coltivare nel proprio giardino una piccola piantagione di marijuana che, una volta giunta alla fioritura, veniva tagliata per la sua successiva essiccazione, lavorata all'interno del garage di proprietà. Nei confronti dell'uomo è scattato l'arresto in flagranza di reato con la successiva misura cautelare degli arresti domiciliari. Si appresta alla scadenza il mandato del prefetto Raffaele Ruberto come commissario della Fondazione Marini. L'abbiamo incontrato per fare il punto su quanto fatto e di progetti futuri. Io ho praticamente adempiuto a tutti gli incarichi contenuti nel decreto commissariale. Persino l'ultima, cioè la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata recentemente avviata. Così il prefetto Raffaele Ruberto ha bilancio del lavoro condotto nell'ultimo anno nel quale ha guidato come commissario la Fondazione Marino Marini, incarico che si concluderà a fine ottobre. Per la costituzione del nuovo CDA il prefetto Ruberto ha chiesto la designazione dei rappresentanti agli enti che ne fanno parte, Comune di Pistoia, Soprintendenza e la Banca Intesa San Paolo. Rispetto al precedente, al tavolo non siederanno i rappresentanti della famiglia Marini. Non è che è prevista la presenza della famiglia Marini, era prevista la presenza della fondatrice, che ovviamente non c'è più, quindi noi al momento disponiamo semplicemente dei membri istituzionali. Poi si vedrà, perché c'è un meccanismo di cooptazione previsto dallo statuto, ma è un meccanismo di cooptazione che viene attivato dal consiglio d'amministrazione stesso che sarà nominato.
Il lavoro condotto in questi mesi, ha spiegato il commissario, ha permesso di dotare la fondazione di un bilancio preventivo per il prossimo anno e del consuntivo 2024. In continuità con quanto fatto nella scorsa estate, poi, Palazzo del Tau tornerà ad aprirsi al pubblico in una serie di giornate. L'appuntamento sarà nel mese di dicembre. Secondo terzo weekend di dicembre e nel ponte dell'Epifania avremo la riapertura. Più lontano nel tempo appare poi la riapertura definitiva del museo, per la quale nei giorni scorsi c'è stato il decisivo via libera da parte del Comune al progetto per l'adeguamento dell'impianto antincendio, che fu una delle principali cause dello stop. Colgo l'occasione e ringrazio l'amministrazione comunale vivamente, perché è un progetto importante che darà di nuovo una funzionalità al Palazzo del Tau per tutte quelle che saranno le destinazioni che ovviamente la Fondazione, come immagino la nuova amministrazione della Fondazione e l'amministrazione comunale, concordemente vorranno dare. Ulteriore eredità che il prefetto Roberto lascerà ai futuri vertici della fondazione è poi un progetto, quello di creare a Pistoia un premio che nel nome del maestro valorizzi i giovani scultori. Che servirebbe a richiamare l'attenzione su Pistoia come città anche della scultura, non solo città di Marini ma città della scultura. 10 minuti di pioggia nel primo pomeriggio hanno causato in Val di Nevole allagamenti e problemi sulla viabilità. Autolinee Toscane si è trovata a modificare il tragitto della linea 855 per la chiusura della provinciale 633 che collega Montecatini a Mariana e Serra Pistoiese, località Parignana. Problematiche sulla provinciale lucchese tra Uzzano e Buggiano, dove intorno alle 2 un sottopasso, punto nevralgico della viabilità della zona, si è allagato. A sbloccare le situazioni, i volontari della VAB che hanno liberato le grate ostruite dai detriti, facendo defluire l'acqua. Problemi anche in via di Campo tra Uzzano e Pescia, dove i fossi hanno invaso la strada. A Pracchia poi, dove nel pomeriggio sono cadute 96 mm di acqua e di pioggia, le acque del Reno hanno staccato un ponteggio che era stato a posto sul ponte del paese, che era in fase di ristrutturazione. Sul fronte delle varie criticità, in particolare come detto quelle della Val di Nevole, le più problematiche sono gradualmente rientrate nel corso del pomeriggio, quando la pioggia è diminuita e poi si è interrotta. E a proposito di pioggia, il Parlamento europeo e di maltempo, riunito in assemblea plenaria, ha approvato lo stanziamento di 68 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà Europeo per l'alluvione che lo scorso anno ha devastato la Toscana. Lo ha reso noto quest'oggi sul X l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, rivendicando anche il proprio impegno nel raggiungimento di questo obiettivo. Le risorse copriranno parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui quelle di bonifica e riparazione delle infrastrutture danneggiate. In questi giorni abbiamo molto parlato delle problematiche legate alle ricerche di persone disperse in montagna, a volte alla ricerca di funghi, ma non soltanto. Ne abbiamo parlato con i Vigili del Fuoco, che sono tra i soggetti più attivi nella ricerca di persone in difficoltà, in particolare in montagna, come è accaduto, come detto, in questi giorni. Questi, dicevo, sono tutti interventi di ricerca persona dispersa, fungaioli in genere, della provincia di Pistoia nell'ultimo mese. A Betone Cutigliano, Val di Luce, Acquerino, la strada provinciale Riola, le valli delle Buri sono alcuni dei luoghi di intervento delle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco per la ricerca nell'ultimo mese di persone, per lo più cercatori di funghi, infortunate o disperse nei boschi dell'Appennino. Abbiamo avuto 22 attivazioni per persone che si sono disperse all'interno dei boschi intorno a Pistoia. In particolare 14 vere e proprie ricerche a persona, quindi persone che non davano contatti e qui abbiamo dovuto intervenire per soccorrere e ricercarli. E 8 invece persone che avevano perso orientamento, però eravamo in contatto telefonico, quindi siamo riusciti poi a ritracciarli e poi portarli in salvataggio. Noi come corpo nazionale attiviamo in questi casi unità cinofile per cercare le persone, elicotteri per fare i sorvoli dall'alto, ma anche unità speciali con droni. Queste tipologie di macchine supportano dei sensori che ci permettono di vedere sia in modalità notturna che in modalità ottica diurna, e soprattutto di notte avere la possibilità di vedere delle sagome umane non ci avvantaggia molto. In più monta un sistema di, chiamiamo, rilevamento dei cellulari, perché lui simula una cella telefonica e in caso di riconoscimento del target nostro se lo prende in carico e riusciamo a localizzarlo quasi perfettamente. Solo se è acceso o anche se è spento scarico? Solo se è acceso, ma anche in assenza di segnale telefonico.
fondamentale però è prevenire infortuni o problemi adottando accorgimenti e buone pratiche. L'importanza è conoscere se stessi e il territorio che andiamo a affrontare, per cui la prima salvaguardia è avere una buona condizione fisica, avere un'attrezzatura adeguata a partire dalle calzature e la visibilità per esempio dei vestiti. I moderni cellulari e smartphone sono uno strumento per noi utilissimo perché forniscono una serie di informazioni. Un altro consiglio è non andare da soli. Il bosco è una zona in cosiddetta impervia, quindi avvertire le persone che si conoscono, i familiari, dove vogliamo andare, per quanto periodo abbiamo intenzione di starci, andare sempre in compagnia. Cambiamo divisa da quella dei Vigili del Fuoco a quella dei militari del Nembo che quest'oggi hanno rinnovato il loro gesto di solidarietà con la donazione di sangue al centro trasfusionale di Pistoia. Atterraggio speciale per il 183° reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia al centro trasfusionale Avis dell'ospedale del Ceppo. Non la solita caserma e nemmeno la stessa attrezzatura per volare dal cielo, ma un gesto al centro di tutto. La donazione come esempio per gli altri, per sottolineare il bisogno e la necessità delle offerte di sangue, a maggior ragione di fronte ad un panorama sanitario regionale e nazionale non proprio idilliaco. Un ritorno sui lettini dopo anni di collaborazione, ultimo l'appuntamento del 14 luglio scorso, che ha rafforzato ancora di più il legame tra Avis e Nembo, con la speranza di lanciare un messaggio forte alla cittadinanza per la crescita di nuovi donatori sul territorio. Per noi è un onore ogni anno partecipare a una donazione con il nostro carissimo presidente Igli, che praticamente è una persona che per noi è un punto di riferimento, e da oggi per i prossimi giorni parteciperemo con 40 paracadutisti alla donazione per far sì che comunque la città abbia comunque un aiuto anche da parte nostra, oltre che un obbligo morale. Le forze armate partecipano in varie altre città sempre per il bene comune e per far sì che in futuro possano comunque sponsorizzare questa bella attività. Il 183° Nembo dona tutto l'anno. Oggi, perché c'è particolarmente bisogno, sono venuti e noi giustamente apprezziamo questo gesto, ma tutti i giorni dell'anno ci sono dei parà o i familiari coinvolti. È veramente una cosa bellissima questa collaborazione che c'è fra la caserma e l'ospedale del Ceppo prima e del San Jacopo oggi, e da tanto c'è questa collaborazione e noi le ringraziamo veramente dal profondo del cuore. Appuntamento che si rinnoverà anche nel futuro. Non c'è nessun problema, noi siamo presenti in tutte le attività della città e non possiamo mancare assolutamente anche a questa attività che per il bene comune è fondamentale. Cambiamo argomento con la CNA che ha aperto due punti dedicati al digitale a Pistoia e ad Agliana. Fare lo speed, fissare un appuntamento dal dottore oppure ritirare la propria carta d'identità elettronica non sarà più un'impresa omerica per chi è reticente alla tecnologia. CNA Toscana Centro ha infatti presentato due nuovi punti digitali facili che serviranno per assistere le persone più in difficoltà nell'utilizzo di strumenti elettronici e con le procedure online in genere. Alla pubblica amministrazione sicuramente, ma anche alla sanità. Per accedere ai servizi sanitari, sociosanitari è un grosso problema. Esistono fasce di pensionati che non hanno nemmeno il cellulare. Abbiamo ritenuto opportuno candidarci per aiutare i cittadini a essere agevolati nel percorso della digitalizzazione. Questo sta nella missione del PNRR sulla transizione digitale. Questo ci permetterà di qui alla fine del 2025 di coinvolgere la maggior parte della cittadinanza dei nostri territori per avere accesso ai servizi della pubblica amministrazione. I primi due sportelli sono nella provincia di Pistoia, uno qui in sede in via Fermi e in CNA appunto via Fermi, l'altro ad Agliana in via Don Milani, ma apriremo nel giro di 10 giorni altri due punti a Prato. Cosa possono trovare i cittadini? Tutti quelli che si immaginano sono i servizi della pubblica amministrazione, dalla richiesta dello SPID, come si utilizza lo SPID, come si utilizza la carta d'identità elettronica, come posso fare per prenotare una visita medica sul portale HUP 2.0, tutta una serie ovviamente di servizi che saranno guidati da 4
4 facilitatori digitali appositamente formati. Tutto ciò è stato possibile grazie ai finanziamenti di Regione Toscana con le risorse del PNRR destinate alla transizione digitale. Noi abbiamo deciso di investire le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per cercare in qualche modo di ridurre il divario digitale che c'è tra le generazioni e tra i territori, ovviamente, quelli più disagiati rispetto a quelli, come dire, più vicini alla città, quelli cosiddetti urbani. Noi pensiamo e crediamo che questi progetti abbiano senso se nascono dal basso. L'impegno del terzo settore, in questo caso di CNA Sociale stamattina, è la chiave dal nostro punto di vista in un rapporto di collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Aumenta il budget di risorse che in Toscana sono state messe a disposizione di chi assume giovani, donne e over 30, in particolare a tempo indeterminato. La Giunta regionale, con una delle ultime delibere, ha infatti disposto lo stanziamento di ulteriori 4.985.000 euro per gli incentivi alle assunzioni. Le nuove risorse, attinte dal bilancio regionale, dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo 2021-27, hanno spiegato il Presidente Gianni e l'Assessore alla Formazione Nardini, andranno a rafforzare le misure di sostegno all'occupazione già finanziate nei mesi scorsi con oltre 12 milioni e mezzo in 3 anni. Visita al centro di formazione e addestramento pistoiese di e-distribuzione per un gruppo di studenti della Facoltà di Ingegneria Elettrica dell'Università di Firenze. I responsabili del centro hanno avuto modo di spiegare le loro tecniche e tecnologie usate oggi nella rete elettrica, così come quelle nuove in fase di sperimentazione. Gli studenti hanno avuto anche modo di visitare la struttura di Via Pratese, snodo elettrico fondamentale per l'ingresso dell'energia in città. Con ottobre ha riaperto le porte a Pistoia allo spazio incontro di via Sestili. Con ottobre riapre le porte allo spazio incontro di via Sestini, luogo che offre un'occasione di crescita e benessere per le famiglie. Tutte le attività del centro sono gratuite e su prenotazione. Spazio incontro riprende oggi, dopo la pausa estiva appunto. E accogliamo bambini da 18 a 36 mesi accompagnati da un adulto. Quindi un genitore, un nonno, insomma un adulto che decide di trascorrere un pomeriggio con noi, e lo scopo è quello di creare un clima accogliente, di fare dei giochi e delle attività insieme proprio nella coppia adulto-bambino. Quindi proponiamo delle letture, dei piccoli laboratori, una piccola merenda, e quando il tempo è bello abbiamo anche l'opportunità di stare in giardino e vivere anche l'esperienza fuori all'aperto. È un progetto del Comune di Pistoia all'interno di una coprogettazione per servizi rivolti a bambini, adolescenti, famiglie. È un progetto molto complesso che si sviluppa in varie azioni progettuali, di cui una è appunto il centro per le famiglie, che ha una serie di iniziative che ruotano attorno a queste parole chiave che sono un pochino gli assi portanti della bussola di questo servizio, no? Orientarsi, incontrarsi, crescere e affrontare. Il centro per le famiglie ha uno sportello in Piazza del Duomo. Può essere anche accessibile tramite canali social oppure email o sito internet, e in più poi organizza una serie di attività, tra cui lo spazio incontro, volte proprio a sostenere la genitorialità e il senso di stare insieme, di relazionarsi, di socializzare e di accrescere sempre di più, un capellino sempre di più, le competenze genitoriali, senza per forza l'utilizzo di espertoni che insegnano ai genitori a fare i genitori, no? Spesso le risorse le abbiamo dentro di noi, si tratta di riscoprirle e di rinnovarle anche attraverso il dialogo e lo stare insieme ad altre famiglie. Tanta gente alle Serremate di Pistoia per la nona edizione della mostra mercato Orchidea. Negli spazi del Centro Mati 1909 a Pistoia si è svolta la nona edizione della mostra Mercato Orchidea, dove gli appassionati di orchidee e piante rare hanno potuto ammirare e acquistare esemplari di orchidee e piante esotiche. Grande soddisfazione, grandi varietà nuove, colori pazzeschi, fiori incredibili, e quindi è una nona edizione che conferma una grande partecipazione sia di espositori con piante sempre più rare che di curiosi che arrivano un po' da tutta la Toscana e anche da fuori. Ieri pomeriggio abbiamo rischiato il collasso di entrambi i parcheggi perché veramente c'è stata una grandissima affluenza.
Per celebrare il gemellaggio di Pistoia con la città giapponese di Shirakawa e i rapporti speciali esistenti tra il nostro paese e Giappone, l'azienda Mati 1909 ha istituito il premio speciale Città di Pistoia e Città di Shirakawa, assegnato all'esemplare in mostra che si è distinto per la bellezza e la rarità. L'orchidea premiata si chiama Fukiran. Alla premiazione ha preso parte il console onorario del Giappone della città di Firenze, Laudomia Pucci. E sono qua per premiare oggi le orchidee. Abbiamo dato il nostro patrocinio e siamo assolutamente a favore di queste magnifiche attività culturali del bello tra i nostri paesi. E ora torniamo in Val di Nievole, a Santa Lucia di Uzzano, dove si è tenuta nei giorni scorsi la sagra del bombolone. 80 kg di farina è la quantità utilizzata per impastare bomboloni alla terza sagra organizzata dalla parrocchia di Santa Lucia col patrocinio del comune di Uzzano. Ma non solo dolci, per la manifestazione che si è svolta in due giorni tra sabato e domenica. Nel corso del weekend, infatti, c'è stato spazio anche per i bambini, che si sono potuti divertire coi gonfiabili, mentre sul sagrato della parrocchiale sono state proposte danze da scuole di ballo del comune. Il volontariato era presente con la misericordia e la pubblica assistenza, che hanno offerto supporto sanitario e logistico. Ci sono luoghi aperti ed inclusivi, ci sono persone disponibili e attente alle esigenze della comunità e ci sono cose buone da mangiare. E poi c'è la festa del bombolone, dove tutte queste tre cose le troviamo. Quindi sono momenti importanti per noi, grazie all'energia, al sorriso di Don Berni e di tutti i volontari della parrocchia di Santa Lucia e Lucio, grazie alle associazioni che hanno collaborato e che collaborano a questa bella iniziativa. Il Comune patrocina, ma è un piacere e necessaria questa collaborazione per fortificare la nostra comunità. E abbiamo una specificità che appartiene al nostro territorio, non solo al Comune di Uzzano, ce lo ricordava Marco Nicolai all'inaugurazione della pubblica assistenza, dell'ambulanza pubblica assistenza. Abbiamo una specificità che è tutta regionale e che vede in ogni comune, in ogni territorio, delle associazioni di volontariato che si prestano sempre per il bene delle comunità. Quindi anche oggi siamo a festeggiare sì il bombolone, sì, oggi e domani siamo a festeggiare sì il bombolone, ma festeggiamo le comunità. Vai. Con questo è tutto, restate con noi allo sport, ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti sul fronte della cronaca.